detto che non c'è un problema di incomprensione fra voi due nel centrodestra, ma c'è un problema politico profondo, e in qualche modo le rinfaccia una serie di dietrofront su immigrazione, Green Pass, obbligo vaccinale. Lei è pronto a questo chiarimento? Guardi, io non... No. Visti i problemi che hanno gli italiani, non intendo perdere neanche 30 secondi in polemica, ma sull'immigrazione chiunque cade male, perché io il 4 marzo ho l'ennesima udienza del mio processo, perché da ministro ho fatto quello che era il mio dovere, difendere i confini e la dignità del mio paese. Quindi altri politici parlano e poi scompaiono, soprattutto in passato. Io penso di essere il primo ministro che va a processo non per ruberie, furti, truffe, corruzione, concussione, ma perché ha bloccato degli sbarchi ritenendo suo diritto e dovere farlo. Quindi sul Green Pass stiamo lavorando dentro il governo, perché un conto è stare fuori dal governo e dire sempre no, un conto è stare dentro il governo e confrontarsi con Speranza, con Franceschini, perché il 31 marzo finisca lo stato d'emergenza e si superino Green Pass, Salvini, Super Green Pass, restrizioni, divieti, limitazioni. Confrontarsi con Speranza e San Franceschini sembra una tortura, come la racconta lei. No, per carità, la vediamo in maniera diversa su alcuni temi, però se a fine marzo non ci sarà più stato di emergenza, perché la situazione fortunatamente sta migliorando, ecco, penalizzare lavoratori, penalizzare studenti, penalizzare insegnanti, penalizzare mamme e papà e insistere sulle restrizioni che in mezzo mondo, in mezza Europa ormai non ci sono più, sarebbe una scelta non sanitaria quindi, ma politica. Quindi contiamo che il 31 marzo sia una grande festa della libertà. Assolutamente, assolutamente. Va bene, grazie Matteo Salvini, a prestissimo. Buon lavoro. Buona giornata. Io invece torno subito da Cristina.